adesso nel mercato c'è una casa mia, oggi ha allestito il sushi come ristorante normale, cioè uno sceglie tutti i pezzi che vuole, c'è un prezzo che va intorno ai 100 yen massimo, fino per tonno quello più di alta qualità 200 yen. Spettacolare, quando fanno così è spettacolare proprio. Ecco la mia, raga. La vita di un uomo sposato è fatto anche delle lavatrici. Ragazzi, destino, destino anche le lavatrici. Mi dimenticavo di dire prima quando compravo il sushi. Benvenuti in un altro One Day in My Life, ragazzi. Allora, il riccio di mare mi è costato 100 yen. Il restante dei pezzi costa tra i 77 e 55 yen, poi c'è da aggiungere l'8% di tasse. Poi mi metto, appaiono qua le scritte. Ci sta? 670 yen. Uno spettacolo. Questa è una cosa che io adoro qua in Giappone. Di fuori, vabbè, sempre le solite cose, dire la pista, la linea gialla per i non vedenti, e tutto quanto ben organizzato, ma pure sembra vecchia questa stazione, è pulita. E non ci sta nessuno che scassa le scatole, come dicevo molte volte, non mi devo aspettare. Ieri sono tornato a casa alle 4 di mattina, raga. Cioè, sono tornato a casa alle 4 di mattina, a piedi, c'è un'anima. Senza nessun problema, senza paura che qualcosa poteva succedere. Quest'aria che respiri di sicurezza. Ogni tanto, vabbè, leggi le notizie, qualcuno sbalvola, ma per fortuna è sempre una. Sono sempre pochissimi quelli là che. C'è cioè, gli incidenti grossi che possono succedere. Sono in un locale, uscire il video, che è tipo quelli che chiamo i ghetto giapponesi, discoteche piccole piccole, ma non come le vediamo noi. Non quel tipo di discoteche là, sono proprio dei club piccoli, trasformati in discoteche, fanno serate un po' particolari. È stato molto interessante, tutto perché non c'erano stranieri. Mi hanno guardato tutti quanti, a un certo punto ho pensato che qua non mi rischio, perché qualcuno mi caccia fuori a calci, perché a volte, cioè, se non sei dell'ambiente, se loro sono molto circolo, capito? Cioè, tra organizzatori di vari locali si incontrano in base alle serate, infatti io vedo comunque sempre quei 4-5 che stanno sempre da tutte le parti, bazzicano ovunque, bazzicano, che è slang, bazzicano. Però mi piace vedere quel Giappone un po' dentro, non comune. Mi piace quello, sai. Adesso vado in città, vado a pescare mia moglie e vediamo che succede. Cosa fai, Giovanni? Firmi lo scorrimano. Guardate, raga. Provate a fare il giochetto del biglietto alla metro di Roma. Ok, ve lo mettete accanto allo scorrimano, tra i due scorrimano lo potete strisciare, vedete che leva la polvere che stampate da sopra il biglietto. Qua invece sono sempre strapuliti. Occhio, occhio, faccio vedere un'altra figata, guardate, ci sta l'idol che ha fatto la pubblicità, guardate le giapponesi che gli fanno la foto. L'anno scorso c'è stato un evento dove gli idol sono andati completamente in disibilio. Guardate. Ah, raga, il canale mio, vedete sti lavori, queste situazioni le potete vedere solo sul canale mio, perché nessuno le va a filmare queste cose. Ognuno ha le passioni, chi di voi, c'è chi piace Brad Pitt, si fa foto con la locandina di Brad Pitt, cioè non dite che i giapponesi, oh, sono strani i giapponesi, guardate che tipi, poi vedi la gente che va in disibilio per cosa là? Per Justin Bieber.
da oggi di cosa vogliamo parlare? Col fatto di quella ragazza mi viene in mente, parliamo del fatto che il Giappone è considerato strano, pazzo. Il Giappone è un paese come tanti altri che ha delle usanze, costumi, livelli sociali diversi dai nostri, ma non è strano. Per loro noi siamo strani. Io non sto parlando del fatto là dei suicidi, dello stress, sono quei lati là, perché quelli sono più che discutibili, raga. Sono veramente, quelli là sono più che discutibili. Ma io parlo del fatto tipo di prima, di fare la foto, di indossare un tipo di vestito, i cosplay, l'idol e un sacco di altre cose che a volte sono considerate strane. Poi se noi ci guardiamo un attimo nel nostro paese, guardiamo un po' l'Italia, ci rendiamo conto che tanto strani, forse siamo più noi che loro. Cioè, io dico che ogni paese ha le sue usanze. Chi siamo noi per giudicare alla fine? Possiamo avere un giudizio negativo. Guardate, dove non si tengono per mano i giapponesi, una cazzata. Cioè, luoghi comuni, a volte bisogna superarli, raga. Vedete il mondo con i vostri occhi, verificate sempre. Adeguarsi è la politica vincente, almeno provarci. Tanto alla fine possiamo arrabbiarci anche se non ci piace una cosa. Tanto anche se non ci piace una cosa, non è che la possiamo cambiare, no? Viviamo qua, e almeno io vivo qua in Giappone, posso dire che non concepisco una cosa, posso essere non d'accordo con una cosa, ma sinceramente posso, quando mi posso arrabbiare, non posso cambiare quello che c'è in questo paese. Mi devo adeguare, logicamente devo trovare la mia dimensione nel vivere qua, ma dire che il Giappone è un paese assurdo, no, invece cioè ogni paese è assurdo, quell'Australia era assurda rispetto all'Italia, su tanti di quei punti di vista. Potrei dirvi, raga, è assurdo che in Giappone ne pagano puntuale, in Italia non lo facevano, allora dire, io dico, questo è assurdo. Non una ragazza che fa la foto al suo beniamino preferito, io non la vedo, una cosa assurda. Voi che ne dite, raga? Caos di una stazione di domenica. Ma che figa Sendai, tacca Tristand, oggi si propone altro. Questo qua è il centro informazioni di nuova generazione. Prima c'erano delle donne giapponesi che lavoravano, mi davano tutte le indicazioni. Adesso potete vedere tutto il Giappone tramite lo schermo che vedete il signore. Digitare, vi appare in 3D tutti la satellite, come si mostra quello che volete, il posto che volete visitare, cosa ha da offrire. Potete anche cercare attività, centri commerciali, ristoranti, tutto. È una figata assurda sul sistema operativo. Vedete dove vuoi andare? Sendai, ecco di Sendai, cosa vuoi vedere? Questa qua, tac. C'è il Matsuri, Tanabata Matsuri, Sendai ad agosto. Cioè, io dico una cosa, no, bisogna fare le cose, bisogna farle con criterio. Immaginatelo quanto potrebbe durare sto coso in una stazione italiana, prima che lo sfondano. Qua non si sognerebbero mai di distruggerlo, perché? Perché è biglietto da visita della città. Dai, vi voglio bene, faccio lo spoiler. Tenete presente quello che state guardando adesso. Prossimamente sul canale mio, come arriva la Nami pure qua a Sendai. Vi porto in un posto. Dolci Giapp, guardate che figata sto posto. E c'è, sono ragazze Giapp, qua ci sono i locali preferiti, ragazze Giapp per la maggior parte, perché è tutto quanto kawaii style.
grazie per essere su questo canale, grazie per aver visto il video. Ti consiglio di guardare le playlist e altri video che ti suggerisco, di parlare con gli amici, di condividere, di iscriverti se non l'hai già fatto. Porto video al Giappone tutti i giorni e cerco di condividere la mia esperienza qua in Giappone con tutti quanti, perché il sapere è di tutti e non solo di pochi. Un bacio dal Giappone.